quindi proprio per questo ci ho sempre avuto un po' con questi grandi detrattori di Luca Sassina. Luca Sassina tutt'oggi, oggi lo vivo come cliente, non più come volontario, però continua a essere un posto dove vado molto volentieri, dove se ho degli amici, quando ho degli amici etero ed esco con loro e decidiamo di andare a ballare, li porto molto volentieri in Luca Sassina, perché più di molte altre discoteche che ho conosciuto, di feste in cui sono andato un po' in giro per il mondo, è una forse delle più inclusive, nel senso che è veramente il posto dove trovi un po' di tutto. Anche questo è stato molto spesso criticato per la presenza forse eccessiva di eterosessuali, come se gli eterosessuali fossero dei mostri. È vero che ci possono essere stati a volte degli episodi di intolleranza anche all'interno di Mucca Assassina, ma sono appunto degli incidenti che possono capitare un po' ovunque. In linea di massima, Mucca Assassina, se dovessi riassumerlo, continua ad essere e rimane l'unica grande festa in Italia con una finalità non esclusivamente di lucro, ma appunto di sovvenzione delle attività del Mario Mieli, e quella dove non si è mai fatto discriminazione o selezione all'ingresso. Ovviamente, cioè, se arrivi con una scimitarra tra i denti è ovvio che non entri, però rispetto a tanti altri posti che ho visto che facevano appunto dell'esclusività un punto di forza, il Mucca Assassina invece è stata sempre molto, molto accogliente. E ripeto, al di là di periodi, di anni più o meno bui di Mucca Assassina, tutt'oggi, dopo 18 anni, riscontro e risento un po' lo spirito di quando ho iniziato a frequentarla lì al Mattatoio nel 94. Ovviamente le cose sono cambiate, si sono evolute, sono anche migliorate per certi versi, perché all'epoca era un festone organizzato con tanta voglia di fare anche avanguardia, sperimentazione, guardando un po' quello che erano anche le feste al di là dell'oceano. Oggi invece ha una sua, c'è dietro veramente tutta un'armata ben oliata, ben collaudata anche dagli anni di esperienza, per cui sicuramente si pone come veramente una delle feste più interessanti nel mondo. Cioè, è capitato di andare anche all'estero e comunque gente che quantomeno ha sentito parlare di questa Mucca Assassina. Circa 2 anni fa, o meglio saranno 2 anni a luglio, e ho aperto un blog. Io all'epoca non sapevo assolutamente cosa fosse un blog, o meglio lo sapevo, però mi sembrava una specie di diario online per il quale non è che nutrissi un particolare interesse. Però insomma, fatto sta che è successo un po' per caso che, andando in vacanza a Torre del Lago, abbia conosciuto un ragazzo di Milano, siamo diventati amici. Una volta tornato io a Roma e lui a Milano, abbiamo iniziato a sentirci, a scriverci, e gli ho mandato così delle cose che avevo scritto qualche tempo prima, dei racconti che mi riguardavano, e lui mi ha consigliato appunto di aprire un blog. Ovviamente io ho fatto proprio, cioè, il segno della linea dell'elettroencefalogramma piatto, ha detto: un blog, che cos'è un blog, come funziona un blog. Più che altro ero spaventato, perché essendo io poi molto pigro, l'idea di, più che spaventato, diciamo che era semplicemente una questione di pigrizia, l'idea di aprire un blog, registrarsi, mi sembrava tutto molto complicato. Poi invece ci ho provato e ho visto che effettivamente era una cosa molto semplice, e quindi ho iniziato a buttare giù un po' di cose su questo blog, partendo appunto dal mio viaggio a Torre del Lago insieme a degli amici, facendo un po' il resoconto della vacanza. Poi, come tutte le cose nuove, uno ci si appassiona, quindi ho iniziato a scrivere quotidianamente cose un po' varie tra di loro, appunto esperienze di viaggio, esperienze di vita, quello che mi succedeva durante il giorno, delle pseudocritiche alle trasmissioni televisive piuttosto che ai film che andavo a vedere al cinema. Nel giro di qualche mese ho iniziato a vedere che il blog iniziava a essere abbastanza seguito e apprezzato, quindi la cosa si è andata sempre più allargando, tant'è che appunto, un po' pure per narcisismo, ho iniziato a mettere un paio di mesi dopo anche un,
un contatore dei contatti e vedeva appunto che i contatti crescevano di giorno in giorno. Tramite poi questo appunto mio amico di Milano ho conosciuto un redattore di una nota rivista di moda italiana, anzi internazionale, il quale ha iniziato a leggere il mio blog. Anche lui si è divertito molto nel leggere quello che scrivevo, perché quello che scrivevo e che scrivo tuttora sul blog in realtà non ha un filo conduttore in particolare, ma sicuramente quello che scrivo lo scrivo con una cifra mia che è molto sicuramente molto ironica, molto comica, soprattutto autoironica, perché quando parlo di me ne parlo sempre in termini un po' alla Bridget Jones, che sicuramente è uno dei personaggi che preferisco, più che altro perché ho sempre avuto una propensione per un po' per gli sfigati e i perdenti. E quindi ho conosciuto questo redattore di questa rivista, il quale mi ha detto: ma tu non pensi di magari di scrivere qualche cosa, di scrivere un libro? Lì per lì ho avuto proprio la folgorazione, nel senso che non ci avevo mai pensato, più che altro perché non pensavo di avere le doti sufficienti per pubblicare un libro. Certo, poi uno pensa che i libri ne hanno pubblicati anche Marina Riva di Meana e Bondi, quindi tutto sommato uno immagina che tutto sommato ce la può pure fare. Poi è successo tutto quasi per caso, no? Nel senso, un po' la fortuna di quello che non cerca la fortuna. Per cui ho conosciuto, per caso ho aperto un blog, per caso ho conosciuto questo ragazzo, per caso sono entrato in contatto con il mondo dell'editoria, ed è stato tutto molto semplice e conseguenziale, e di questo insomma mi rendo conto di aver avuto una discreta fortuna. E poi la cosa buffa è che alla fine il giorno della pubblicazione del libro è coincisa col giorno del mio licenziamento. Cioè, io sono stato licenziato il 1 febbraio, cioè ho smesso di lavorare il 1 febbraio, e il 4 febbraio è uscito in libreria il libro. Quindi quello che poteva sembrare il trauma, un trauma che è quello del licenziamento, l'ho voluto vivere e l'ho voluto leggere quasi come un segno del destino, no? Quindi, come direbbe qualsiasi vecchio di paese, con una buona dose di qualunquismo ma anche di saggezza popolare, appunto si è chiusa una porta e si è aperto un portone. Poi comunque l'argomento del libro in realtà è la mia vita, e la mia vita è anche la vita di un ragazzo, ma anche di un ragazzo omosessuale, di un ragazzo che comunque vive la sua vita senza grossi traumi. E pur non essendo il mio libro un libro militante, nel senso non voglio portare avanti un discorso quasi politico o di militanza rispetto a quello che è la vita di un omosessuale, no, la mia è la vita di una persona che fa il pubblicitario, che vive a Roma, che ha una famiglia di un certo tipo, che ha degli amici di un altro tipo e che incidentalmente è anche omosessuale. Condizione che in certa misura condiziona appunto la vita, la mia stessa vita, perché per come la vedo io essere omosessuale non è come essere eterosessuale, ma come non è essere bianchi, come non sono uguali all'essere bianco, all'essere nero, all'essere ebreo, all'essere cristiano. Cioè tutto quello che noi siamo è la somma di varie componenti, e questo crea delle peculiarità. Quindi dicevo, il mio non è un libro militante in quel termine, però l'obiettivo, se in questi termini vogliamo parlarne, era quello di scrivere un libro in cui si descrivesse la vita di una persona che, nonostante omosessuale, vive una vita serena, tranquilla, con dei problemi, anche molto grossi a volte, ma che sono i problemi a volte molto grossi che hanno anche i miei amici eterosessuali o tutte le persone del mondo. Un po' il tema è quasi come l'ho immaginato, un po' come una specie di Alice nel Paese delle Meraviglie che dalla provincia arriva a Roma e gli scoppia in mano una vita, che è un po' quello che è successo a me. Cioè, fino a 18 anni ho avuto una vita molto normale, ordinaria, da studente, da figlio integerrimo. Nel momento in cui poi uno a 18 anni, così come tanto per gli uomo quanto per gli etero, uno scopre un po' meglio chi è, ha superato le problematiche adolescenziali più o meno,
si ritrova una vita davanti, è studente universitario, ha più indipendenza, inizia a conoscere altre persone, altre situazioni, e questo mi ha portato un po' a vivere delle avventure o delle disavventure che poi si traducono anche in episodi molto comici e divertenti.